Buonasera a tutte e a tutti. Grazie innanzitutto per essere con noi in questa commemorazione per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ringrazio innanzitutto il Presidente Conte, con il quale condividiamo un percorso difficile, quello del contrasto alla violenza contro le donne, e che ha voluto portare dentro a Palazzo Chigi questo momento, segno di un impegno fattivo di tutto il Governo per le donne del nostro Paese. Lo facciamo per ricordare il percorso fatto in tutti questi anni dal mondo dell'antiviolenza, dalle vittime, dalle operatrici, dagli operatori, dalla rete dei centri antiviolenza, dalle case rifugio, dalle forze di polizia, di giustizia, dalla stampa, gli operatori sanitari, i corpi intermedi, la scuola, le istituzioni, il mondo dell'impresa e tutti i cittadini che sempre di più considerano il contrasto alla violenza contro le donne una parte della loro personale responsabilità. Tutti insieme abbiamo fatto un cammino lungo e faticoso che deve oggi trovare un nuovo slancio nella coscienza di tutto il Paese. A conclusione di questa giornata siamo qui a rinnovare la nostra ferma posizione contro un fenomeno i cui numeri, le cui storie raccontano una drammatica trasversalità, un fenomeno che in un anno ha già visto tanto dolore, sofferenza, ferite, umiliazioni, tutte le violenze che le donne hanno dovuto subire e le abbiamo contate fino ad oggi. Alle donne vorrei dire che la violenza si nutre di solitudine e isola le sue vittime. La violenza inganna e convince che sei sola, ma non è vero che sei sola, perché quell'uomo che sta usando violenza contro di te, qualsiasi sia la natura di questa violenza, psicologica, fisica, sessuale, economica, ti vuole convincere che sei sola per trattenerti ancora nella sua violenza, per negare la tua libertà e la tua dignità personale. E ti dice che quella sua violenza magari è amore, ma non è così. Non è amore la violenza perché l'amore non può generare nessuna forma di violenza. E sappi che chiedere aiuto significa poter salvare te e i tuoi figli. Ed è per questo che il numero della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento delle Pari Opportunità, il 1522, è attivo 24 ore su 24 e garantisce un totale anonimato alle donne che vi si rivolgono. Chiamarlo consente alle donne di iniziare un percorso di uscita dalla violenza, un percorso nuovo di libertà e di speranza, perché contrastare la violenza è aprire percorsi di libertà. Ed è per questo che anche quest'anno vogliamo continuare a dire con forza alle donne: libera puoi recuperare un'autonomia economica, libera puoi dire basta, libera puoi ricominciare per te e per i tuoi figli. Ed ecco perché il nostro prossimo passo sarà investire ancora di più, con forza e decisione, nelle reti di comunità che sostengono e accompagnano le donne vittime di violenza. Noi siamo al fianco di tutte le donne e continueremo ad esserlo. Per domani ho convocato una conferenza straordinaria di tutti i soggetti che sono impegnati nel mondo dell'antiviolenza per una verifica del nostro piano strategico nazionale e per mettere le basi per il nuovo piano triennale. E da dicembre lavoreremo anche su quelle basi culturali che sono alla base della violenza e che si insidiano nella disuguaglianza tra le donne e gli uomini nel nostro Paese e daremo vita al primo piano strategico nazionale per la parità di genere. Oggi è una giornata per guardare al cammino fatto, ma ancora di più è una giornata per provare a strappare ancora tante donne alla violenza e che possono dare una speranza a loro stesse e ai propri figli. Ed è una giornata per ricordare le donne che purtroppo non ci sono più. Lo facciamo nella consapevolezza che oggi, specialmente in questo tempo inedito, siamo tutti chiamati ad una responsabilità grande. Dire parole di verità sulla violenza contro le donne, dire che la violenza non ha giustificazioni, mai. È il tempo di dire insieme che noi ripudiamo la violenza contro le donne, che l'Italia ripudia la violenza contro le donne. Grazie, Presidente. Quest'oggi, che il 25 novembre, ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo voluto ospitare qui a Chigi, a Palazzo Chigi, una cerimonia in ricordo delle donne, delle tante, purtroppo tantissime donne vittime di violenza. Volevamo dare un segnale anche noi concreto
e forse potrete vedere dagli schermi, dalla mezzanotte di ieri abbiamo deciso di illuminare di rosso la facciata di Palazzo Chigi, proprio in ricordo di tutte le donne vittime di violenze e di sopraffazioni che spesso si consumano nel chiuso delle mura domestiche, spesso si consumano in modo subdolo, attraverso il gesto di una mano amica, che dovrebbe essere amica, di un compagno, marito, ex fidanzato. Purtroppo durante questo periodo pandemico le violenze contro le donne crescono di numero e di intensità. Il lockdown è anche all'origine di violenze che si sono aggravate, che si sono consumate tra le mura domestiche, quindi tante situazioni familiari che si sono riproposte di sopraffazione. Dobbiamo essere onesti, i dati sul femminicidio continuano a dimostrare che questo fenomeno è davvero difficile da combattere, da estirpare. Da poco più di un anno è entrato in vigore il codice rosso, lo abbiamo varato lavorando insieme alle associazioni che si occupano di violenza, con l'obiettivo di garantire alle donne che trovano il coraggio di denunciare la certezza di essere ascoltate in tempi rapidi. Eppure questo codice continua, per quanto continui a dare i suoi frutti, anzi, stia consolidando questi frutti, dobbiamo essere consapevoli. Non può bastare una legge, non possono bastare nuove norme perché il percorso è lungo, coinvolge anche processi culturali che richiedono tempo. Ma noi dobbiamo lavorare tutti insieme perché questi processi culturali maturino quanto prima. E dobbiamo anche dare dei gesti concreti. Il governo, nella sua posizione, io stesso come Presidente del Consiglio, devo anche impegnarmi in gesti concreti. E allora c'è oggi un gesto concreto. C'è una storia ordinaria di ingiustizia. Molti di voi ricorderanno Marianna Manduca, una donna, una mamma, una moglie assassinata a soli 32 anni nel 2007 a Palagonia, da suo marito. Ha lasciato tre figli ancora minorenni. Questi tre figli hanno intrapreso un calvario giudiziario per vedere riconosciuti i loro diritti, perché la mamma aveva denunciato più volte queste violenze, ma non è stata creduta o comunque non le è stata assicurata la protezione che richiedeva lo Stato. E i figli si sono ritrovati nella incresciosa situazione addirittura di dover restituire una somma che era stata già riconosciuta nel corso di questa vertenza giudiziaria a titolo di risarcimento del danno. Adesso dobbiamo porre fine a questa vicenda giudiziaria. Dobbiamo evitare che si completi il quarto grado di giudizio. Quindi io dico a Carmelo, Stefano e Salvatore, che certo non riavranno più la loro mamma. Carmelo l'ha descritta giovane e bella, nera di capelli col sorriso, però questa vertenza giudiziaria viene qui, avrà termine perché lo Stato finalmente può sottoscrivere un accordo transattivo che riconoscerà a loro non solo di poter conservare il danno non patrimoniale, la somma già riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, ma anche una cospicua somma per tutti e tre loro a titolo di danno non patrimoniale. Lo Stato deve avere il coraggio di riconoscere i propri errori e di trarne le conseguenze, assumendosene tutta la responsabilità. Aldo Moro diceva che uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio della persona umana, dell'uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l'autonomia della persona umana. Ecco, riconoscere i propri errori anche da parte dello Stato significa contribuire anche con gesti concreti a tutelare la dignità di una donna vittima di violenza che non deve mai provare vergogna e non deve più sentirsi sola. Grazie davvero Presidente. Adesso, al momento in cui vogliamo ricordare insieme le donne che in questo anno così difficile per noi
ci sono state strappate via dai partner o dagli ex partner. Ci sono anche i nomi di bambine e dei loro fratelli. Ecco, insieme ai loro nomi vogliamo ricordare ed onorare le loro storie e le loro vite, insieme a tutte le storie delle vittime e anche dei loro figli che in questi anni purtroppo abbiamo dovuto perdere. Concetta Di Pasquale, Stefania Viziale, Elisabetta Ugolini, Maria Stefania Casuba, Joyce Lorenzutti, Ambra Maria Pregnolato, Rosalia Mifsud, Rosalia Garofalo, Fatima Sishan, Mamutai Laureta Ziberi, Anna Marocchina, Renata Berto, Zeka Krejcikova, Rosa Maria Sanscrito, Irina Maliarenko, Agnese Mazzan, Bruna De Maria, Viviana Caglioni, Lorena Quaranta, Irma Bruschettini, Gina Lorenza Rota, Maria Di Marco, Alessandra Città, Marisa Pireddu, Maria Drabikova, Susanna Mailat, Giuseppina Pardo, Miaela Apostolides, Gerarda Di Gregorio, Letizia Fasoli, Cristina Messina, Paola Malavasi, Luisa Bernardini, Morena Designati, Ida Creopolo, Maria Pia Reale, Nunzia Compierchio, Romana Danielova, Anastasia Italia Rossi, Grazia Sicilia, Eufrosina Martini, Luana Rainone, Maria Adalgisa Nicolai, Emanuela Italia Urso, Rosalba Teresa Rocca, Caterina Di Stefano, Francesca Galatro, Giuseppina Picciau, Claudia Corrieri, Mina Safine, Marinella Maurel, Giovanna Giliberto, Maria Masi, Ermanna Pedrini, Vira Mudra, Concetta Liuzzo, Victoria Vovkotrub, Maria Tedesco, Lorena Scalone, Aisha Elabiu, Elena, Diego, Barbara Gargano, Aurora, Alessandro. Ogni 3 giorni viene uccisa una donna. Hai la possibilità di dire no a tutto questo. Dobbiamo stare a casa. Ma se la casa per voi e per i vostri figli è solo un luogo di violenza e paura, potete chiedere aiuto. Le case rifugio e i centri antiviolenza sono aperti. Alza il telefono e chiama il 1522. Oppure scarica l'app per chattare con un'operatrice. La porta per uscire dalla violenza si può sempre aprire. Libera puoi.
Grazie. Grazie.